dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Gli avvocati di una coppia di pavesi che dopo anni di matrimonio ha deciso di lasciarsi hanno scelto che l'ex moglie dovrà prendersi cura del cane ma che l'ex marito dovrà contribuire al mantenimento attraverso una quota mensile da accreditare sul conto corrente della moglie. Cosa ne pensa? È giusto che il marito debba provvedere al sostentamento dell'animale? No, secondo me c'è cose più importanti. Se forse si parlano dei bambini, se lei vuole cane allora deve mantenere lei, se lei vuole cane, se no allora deve dare a suo marito. E il mantenimento allora secondo me un po' sbagliato su cani, anzi animali. Trattava di bambini è un conto, ma di animali allora... Se lei ama così il cane, allora riesce a mantenere, non ci vuole chissà che cosa, quanti soldi, tutto lì. Secondo me sì. Come mai? Visto che era di tutti e due, visto che quando erano insieme praticamente l'avranno sicuramente deciso insieme, giusto? Ora sicuramente magari avrà dei costi, è giusto che... Sì. Sì, sono d'accordo. È un problema ridicolo questo qua, mi sembra prendersi cura del cane, voi dai... pane secco, nel senso io gli do il pane secco e sono molto più felici, nel senso, boh, non lo so, ci sono questioni molto più grandi da risolvere, piuttosto che un cane, cioè un cane vive felice se ruzzola su un prato e se mangia il pane e senza dare troppi soldi, nel senso, boh, è ridicolo, la moglie che voleva avere più soldi e ha trovato questo pretesto, secondo me, non lo so, vede... Io non so come la vedi tu, però è così. Pensi che l'ex marito potrà vedere il cagnolino previo appuntamento telefonico? Sembra quasi di parlare di un bambino. Questa tendenza sempre più diffusa a trattare gli animali come bambini, la trova giusta o un po' esagerata? Secondo me è un po' il tempo. Oggi si trattano i cani come dei bambini, no? Secondo me... È brutto, è un sintomo di malessere secondo me, perché si è scollegati dalla realtà, no? Si non si cerca più la comunicazione con l'altro, ma il cane è paffutello, tenerino, quello piccolino, lo vai lì, ci giochi te, senza neanche chiedere la sua opinione, no? Lui gioca con te e sei a posto, tu sei felice, lui è felice, però non è bella felicità questa. Io ho sentito una volta al supermercato una commessa di 40 anni che diceva di essere fortunata, perché era sola con un gatto in casa, e questo qua mi ha fatto malissimo a me, perché non è vero, cioè, che è felice perché c'ha un gatto e basta, cioè è un sintomo di questo disagio, di malessere, separazione dal mondo, no? Un po' esagerata, però non mi viene nuova, perché ho già sentito questi fatti anche persone che conosco, per cui dico, per me sembra quasi ormai normale. Sì, io la trovo esagerata, però secondo me è quasi normale oggi come oggi. Secondo me però sono persone che secondo me non hanno figli, e allora secondo me poi trattano l'animale un po' come un bambino, perché ho già visto tutte le coppie che comunque non hanno figli, poi l'animale viene trattato come un bambino. Infatti mantenimento, un weekend lo tengo io, ho già visto queste cose, per quello non rimango, cioè per me è tutto troppo, anche perché vabbè, io ho avuto due figli, per cui per me è tutto troppo questo. L'animale secondo me va trattato l'animale, però ognuno è libero di fare ciò.